Le ultime 5 squadre della classifica della Serie C muovono ognuno un punto, rimandando i verdetti salvezza all'ultima giornata di campionato. La Triestina è parte di questa cinquina di formazioni che al termine dei 90 e passa minuti sono uscite dal campo con un pareggio contro il San Giuliano City nel suo caso. E dire che per una manciata di secondi Rosso Labardati sono stati anche ultimi in classifica a causa del momentaneo vantaggio del Piacenza contro la Pro Patria, poi a segno al 100° minuto di gioco. Un favore grande come uno stadio, quello della stessa Pro Patria, che lascia la Triestina al penultimo posto con un punto di margine sul Piacenza in attesa dell'ultima giornata dove tutto sarà deciso. La 37esima di campionato pertanto non riserva scossoni nel fondo della classifica. La gara a salvezza dell'Unione sarà la prossima contro la Pergolettese che con la vittoria contro la Prosesto guarda ora i playoff. La squadra di Gentilini ci ha provato ma senza riuscirci. Al 10° minuto azione insistita con pallone lanciato in aria e mischia risolta con un disimpegno ospite. Mbakogu al 12° ha la palla del vantaggio fra i piedi ma il suo sinistro scagliato da pochi metri c'entra il portiere e San Giuliano calcia verso i tifosi al 14°. Sul fronte opposto corner interessante per i locali che per poco non trovano la rete. L'Unione insiste sfruttando il lavoro sporco di Mbakogu. Tavernelli si inserisce ma da un passo sbaglia un'opportunità clamorosa. Gli avversari si vedono poco ma coprono il necessario per chiudere il primo tempo in parità. A campi invertiti la Triestina riparte attaccando con Tavernelli che però telefona al portiere per consegnargli la sfera. A 72 minuti Rocchetti ha una chance che sfuma a poco dal paro dell'estremo difensore. I rossolabardati hanno voglia di segnare ma le energie cominciano a calare e i molti tentativi sono imprecisi o vengono murati dalla difesa ospite. Piacentini prova l'ultimo assalto in pieno recupero ma il suo colpo di testa viene bloccato dal portiere. La salvezza per la Triestina è ancora in bilico così come l'accesso ai play-out. Tutto sarà deciso sabato 22 aprile contro la Pergolettese.